L'ESO ci regala ancora una volta una bellissima immagine di stelle appena nate e caldissime. Questa volta i giganti sono ancora sepolti nel profondo di spesse nubi di polvere. La nebulosa in cui sono nate le stelle si chiama RCW106 ed è stata catturata in dettaglio dal telescopio VST VLT Survey Telescope all'Osservatorio del Paranal in Cile, circondata da altri oggetti affascinanti. Questa nube tentacolare di gas e polvere si trova a circa 12.000 anni luce da noi, nella costellazione del Regolo. Si tratta di una regione H secondo, cioè una nube di idrogeno gassoso ionizzato dall'intensa luce stellare di giovani stelle caldissime che la fa risplendere in forme uniche e rare. RCW106 è proprio quella nube rossa sopra il centro di questa nuova immagine, anche se gran parte di questa enorme regione H secondo è nascosta dalla polvere e molto più estesa rispetto alla parte visibile. Il VST dell'ESO ha ripreso altri oggetti, come per esempio filamenti rossi alla destra dell'immagine, resti di un'antica supernova e quelli rosso acceso in basso a sinistra che circondano una stella insolita molto calda.